Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, siamo con il comandante Giovetti. Come si sta preparando, comandante, la Capitaneria di Porto in vista di questo weekend di Ferragosto? Benissimo. Allora, con l'imminenza del weekend di Ferragosto, la Capitaneria di Porto ha innalzato i propri livelli di attenzione nei confronti di tutte quelle attività che si svolgono in mare e che contraddistinguono la stagione balneare e che già ci vedono impegnati nell'operazione Mare Sicuro già dall'inizio di giugno. In particolare è stata predisposta una speciale organizzazione interna, una task force che vede coinvolti i militari e le unità navali del corpo sia a mare che a terra e che saranno schierati nei giorni a cavallo di Ferragosto proprio per garantire un sereno e sicuro godimento del mare sia ai bagnanti che ai diportisti e all'utenza del mare in genere. In tale ottica è stata fatta anche una riunione convocata e tenuta qua in Capitaneria con tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine, con le polizie municipali dei comuni che hanno competenze sul litorale e con i quali sono state approfondite le principali problematiche che potrebbero interessare il weekend di Ferragosto. E in particolare attenzione è stata messa a quella tradizione che vede l'accensione di falò sulla spiaggia o organizzare dei barbecue sulla spiaggia. Sapendo quali sono i rischi legati a questa attività, che per quanto da prevenire e limitare ci porta a sensibilizzare invece i cittadini a quel senso civico che ci dovrebbe contraddistinguere maggiormente in queste occasioni, proprio per evitare che quelle famiglie che intendessero trascorrere il proprio tempo libero il giorno di Ferragosto sulla spiaggia non rischino la propria incolumità calpestando la sabbia sotto la quale sono stati abbandonati i residui dei falò o delle carbonelle. Quindi un richiamo al senso civico e al rispetto delle regole. Regole che per quanto riguarda le attività a mare sono disciplinate e contenute nell'ordinanza di sicurezza balneare che è possibile trovare esposta presso tutte le strutture balneari con la quale si individuano le fasce di mare riservate alla balneazione, i limiti di navigazione della costa per l'unità da diporto, i limiti di velocità e tante altre indicazioni legate appunto all'uso del mare. L'obiettivo è proprio quello di garantire una serena fruizione delle risorse del mare nel rispetto delle regole. Poi per tutte le altre attività, le altre informazioni, la Capitaneria di Porto è sempre attiva 24 ore su 24, c'è una sala operativa pronta a intervenire nei casi di emergenze o richieste di soccorso, abbiamo il numero blu dedicato, il 1530, che anche con un cellulare raggiunge direttamente la Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo e che consentirà poi ai nostri mezzi di intervenire prontamente su tutta la litorale di giurisdizione che va da Capofeto alla foce del fiume Belice. Poi per il resto noi abbiamo già da fine luglio uno sportello dedicato, aperto all'utenza e che sarà aperto anche nei weekend di Ferragosto, presso il quale è possibile avere ulteriori informazioni dal personale della Capitaneria sia per quanto riguarda l'attività del corpo, l'operazione Mare Sicuro e tutto quello che riguarda le attività che quotidianamente svolgiamo in Capitaneria.